Mi capita ancora troppe volte di vedere persone che credono che il copywriting sia soltanto scrivere dei post social. Ecco, questa è la cosa più sbagliata che tu possa pensare e spero che tu non rientri in questa categoria di persone. Il copywriting è molto di più, è effettivamente comunicazione e persuasione. In questo video voglio spiegarti come comunicare in maniera efficace in questo 2022 e soprattutto l'avere senso del copywriting. Tutto questo dopo la sigla. Lascia prima che mi presenti, sono Alessandro, sono un copywriter e di mestiere scrivo e faccio comunicazione per formatori, imprenditori, liberi professionisti e piccole e medie imprese. E prima di cominciare col video vorrei veramente invitarti a iscriverti al canale perché siete ancora iscritti in pochi e mi farebbe veramente piacere che questa community possa crescere e possa aumentare per comunque dare una mano a tutte le persone che vogliono intraprendere questo tipo di percorso. Torniamo a noi. In questo video e in questo canale porto avanti la mia idea di comunicazione, quindi che cos'è veramente la comunicazione e che cos'è veramente il copywriting. In questo video voglio parlarti appunto della vera essenza del copywriting, perché molte persone si limitano a pensare che sia soltanto scrivere tre cose, una mail, un post. Ecco, il copy non è solo questo. Il copy è 10 volte, 100 volte di più. Il copy è una branca gigante della comunicazione, quindi mettiti comodo perché in questo momento bisogna fare un po' di chiarezza. È vero che di base il copywriter, la figura del copywriter, è quella persona che scrive, quindi che si occupa della parte comunicativa scritta delle aziende, insomma della comunicazione scritta. Però per poter fare ottimamente questo lavoro, tu avrai bisogno senza alcun dubbio di sviluppare determinate competenze. Perché ti dico questo? Perché il copywriter non è solo quello che scrive, ma è anche quello che riesce a collegarsi col cervello di quelli che leggeranno le cose. Si dice infatti che il copywriting non è nient'altro che entrare in empatia col lettore. Per fare questo non ti basta scrivere e usare la tecnica da copywriter, perché la tecnica è molto fine a se stessa. Perché ci metti un titolo, il body, CTA, bullet point, tutte belle storie, però se poi effettivamente non sai come scrivere, non sai quello che stai scrivendo e non sai se quello che stai scrivendo interessa alle persone, tu perdi un sacco di tempo, l'azienda che ti paga perde un sacco di soldi e a fine corsa non otterrai nulla di positivo. La cosa che contraddistingue tutti i bravi copywriter è di avere a che fare un po' con la psicologia. Perché ti dico questo? Nella mia carriera, da ormai 4 anni e mezzo, scrivo per tante realtà, per tante persone e in maniera del tutto diversa una con l'altra, perché ogni azienda ha la sua comunicazione, al suo tono di voce. Il mio compito è quello di creare appunto una linea comunicativa, una strategia di comunicazione e dare questo tono di voce alle aziende. In 4 anni la parte tecnica probabilmente l'ho fatta tutta, l'ho vista tutta in tutti i modi, in tutte le salse e se tu mi dici una cosa tecnica io te la dico, te la spiego in 50 lingue diverse. Il punto però qual è? Per scalare, per fare il gradino in più, per arrivare ad avere una professionalità ancora maggiore, bisogna andare su altre branche. In questo momento io non sto studiando più soltanto copy, ma mi sto affacciando al mondo della psicologia, perché l'unico modo per poter entrare in empatia col lettore, l'unico modo per poter colpire determinate leve, è semplicemente lavorare con il suo cervello, che non vuol dire mettergli in testa cose, distruggerlo mentalmente, fargli il lavaggio di cervello, vuol dire semplicemente essere coscienti di come si entra in empatia. Ti faccio degli esempi pratici che ti permetteranno di capire quanto tu sei totalmente diversa o diverso da una tua amica, un tuo amico, un tuo conoscente. Se tu guardi un film, metti in considerazione i film Marvel, ok? L'universo Marvel è composto principalmente da due tipologie di spettatori. Il nerd che conosce tutto, vita, morte e miracoli dei personaggi e si incazza quando vede che qualcosa non torna col fumetto, e quello che vede soltanto i film, mi metto in questo caso, dove segue la storia e non sta a pensare, però il fumetto diceva questo, una cosa diversa, cioè roba del genere, no? Quindi alcune persone, tipo me, sono spinte dalla passione per il cinema, quindi dalla passione per il film e della storia della parte cinematografica. Altre persone, come moltissimi miei amici, sono spinti dal fatto che la Marvel è un universo gigante, super fedeli, e ogni volta vanno a guardare la scena, vanno a guardare il pelo. Ecco, sono due stimoli diversi che devono portare però entrambe le persone a vedere il film. Prendiamo in considerazione l'iPhone, Apple. Tante persone comprano Apple perché è uno status symbol, perché fa figo avere Apple, mentre tante persone comprano Apple perché oggettivamente è comoda per lavorare. Io per esempio compro Apple perché mi piace, ma perché tra AirDrop, tra comunicazioni varie e cose del genere, è super semplice lavorare in maniera efficace. Tante persone utilizzano Apple per il colore del telefono. Quindi vabbè, insomma, questo ti fa capire quanto effettivamente diverse persone sono spinte
da diverse leve per andare a ottenere lo stesso risultato: comprare un telefono, vedere un film. Ma possiamo scendere anche in dettagli più importanti, come essere vegani. Tante persone sono vegane per filosofia, perché è importante essere vegani, perché credono in quello che fanno, mentre tante altre lo sono per moda. Ogni volta che tu stai creando un testo, che stai creando un copy, una linea comunicativa, devi prendere in considerazione queste cose. Perché se tu parli a una persona che vuole l'iPhone perché è figo e gli dici del lavoro, te ride in faccia. Se tu parli a una persona che utilizza iPhone per lavoro e le dici che la gente spende 2000 euro perché fa figo, te ride in faccia. Quindi devi sempre essere cosciente di qual è la spinta che ha una persona nel comprare qualcosa. Perché però ti ho fatto anche l'esempio del cinema e non soltanto dell'iPhone? Perché il copywriter è quella persona che deve portare a casa un risultato, che deve comunicare, che deve dire le parole giuste, non necessariamente vendere. Perché se tu fai un copy per l'iscrizione a una newsletter gratuita, se tu fai il copy per vendere un film che magari sta in streaming gratuito, non è vendere quello, perché stai vendendo una roba che non ti porta soldi, però stai portando a casa un risultato che farà comodo all'azienda. Se tu oggi ti iscrivi al mio canale YouTube, io non guadagno soldi, però sei una persona interessata a quello che faccio e se vuoi migliorare in questo ambito, se vuoi una crescita ancora più rapida, probabilmente, prima o poi magari, mi scriverai quel messaggio, ti darò quell'input e otterremo qualcosa insieme. Ogni stimolo, ogni persona, ogni situazione è a sé stante dalle altre. Se tu vuoi essere un bravo copywriter, devi capire in primis questo: non è soltanto scrivere, ma è comunicare. Non è comunicare a caso, ma è cercare di studiare, capire e comprendere appieno la mentalità delle persone. La domanda da farsi è: cosa spinge quella persona? Cosa potrebbe spingere quella persona a fare il passo che tu stai dicendo di fare? Ecco, trovare questa risposta è il tuo lavoro se fai il copywriter. Quindi spero di aver fatto un po' di chiarezza. Io ti ricordo, prima di concludere, che puoi iscriverti a questo canale in maniera del tutto gratuita per essere aggiornato sempre su ogni situazione e quindi aziona anche la campanellina perché almeno ti arrivano le notifiche. E cosa ancora più importante, a breve riprenderanno anche le pubblicazioni su Copywriting Semplice Instagram, la mia pagina Instagram, dove ogni giorno ci sono contenuti, tre post a settimana e roba inerente alla comunicazione. In descrizione trovi tutti i link utili. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!